Buongiorno a tutti da Liu65, un video del 18 marzo 2021, in questi giorni ovviamente di eliminazione della Juventus dalla Champions League, ci sono state un sacco di polemiche sui social, tra chi ovviamente ha difeso 9 anni di scudetti e chi ovviamente ha criticato che in 9 anni questa società non abbia saputo vincere una Champions League o due, come hanno fatto anche altre squadre che hanno fatto i cicli, tipo il Barcellona, il Bayern, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che da tifoso a cui la Champions brucia, da tifoso che ne ha viste perdere sette, forse nella prima probabilmente non ero ancora nell'età di poter capire. Do ragione a quelli per cui si doveva vincere una Champions League. Nello stesso tempo, però, bisogna anche dire che vincere 9 scudetti consecutivi, se non è riuscito a nessuno nell'arco di 120 anni di storia della Lega Calcio, vuol dire che non è un'impresa semplice. E non c'entra la barzelletta ai pochi avversari. Allora, il grande Torino aveva pochi avversari quando ne vinse 5. In ogni ciclo sei più forte. Il grande Milan di Sacchi, secondo me, era stata la squadra del decennio, era più forte di tutte le altre, dell'Inter, della Sampdoria che gli portò via lo scudetto, del Napoli che gli portò via lo scudetto, eppure non riuscì a vincere 9 scudetti consecutivi. Ma qualcuno dirà, ha vinto però le Champions League. Certo, quindi non vanno sminuiti 9 scudetti. Ma non va dimenticato che non hai vinto la Champions. Ma non va neanche dimenticato una cosa, che eri tifosi juventini. Perché io delle volte mi stupisco. Ma di che cavolo stiamo parlando? Ma questa società, Juventus, per la società, per la proprietà, la Juventus è un asset, né più né meno. È un qualcosa che hanno. Probabilmente non hanno neanche lo stesso trasporto che ha lo juventino medio. Probabilmente provano meno trasporto di quello che provo io. Perché io vedere la Juventus giocare così male, ci sto malissimo. Non credo che loro provino la stessa cosa. A loro interessa questa. A Milano si dice i danè, la fresca. Se tu spendi e compri magliette, loro sono contenti. Del resto, poco gli importa. A loro gli interessano gli introiti della Champions League, il trofeo. Io sono convinto che se gli chiedessero: vorresti arrivare tutti gli anni in finale e perderla? Loro metterebbero la firma, perché sarebbero tutti gli anni 150-200 milioni che arrivano nelle casse sociali. A loro non interessa arrivare 10 volte in fondo e perderla 10 volte, a loro interessa arrivare 10 volte in fondo. Al tifoso juventino interesserebbe arrivare 10 volte in fondo e vincerla 6 volte. E questa è la divaricazione tra società e tifoso. Ma del resto penso che sia chiaro, no? Qualcuno ha difeso la Juventus quest'anno? Dalle porcate arbitrali che si sono perpetrate dalla prima giornata fino a rigori non dati assurdi, gol annullati per 1 centimetro, l'aria fetente che si respira nel campionato di calcio di Serie A è palese. L'aria di dovete finire di vincere perché avete rotto. E quindi qualcuno ha detto qualcosa, a parte prendere a calci qualche cartellone pubblicitario. Qualcuno ha detto qualcosa quando la Juventus è andata in Serie B e non c'è andata per colpa dell'Inter, c'è andata per colpa che qualcuno non ha voluto difendersi. E qua non ha, non, apriamo un vaso di Pandora che non voglio aprire perché mi crea veramente disagio, disagio, perché penso che dopo il 2006, se il tifoso fosse stato veramente coerente, avrebbe abbandonato proprio la società. Non avrebbe più tifato quella squadra. Non si può tifare una squadra la cui dirigenza ha avallato la Serie B. Non è successo da nessuna parte di non difendersi. Si sono difese squadre molto più piccole, mandando i loro tifosi in piazza, e
lì è stato scelto scientemente di retrocedere e farsi dare anche dei punti di penalizzazione. Siamo stati anche fortunati, abbiamo avuto anche fortuna. Tutte le squadre facevano più o meno quello che faceva la Juventus. La Juventus ha avuto una squadra praticamente che poi ha vinto il mondiale quell'anno. La Juventus poi è tornata dal mondiale vincendosi un anno di Serie B. Quindi qualcuno ha difeso la Juventus dal do quando c'è stato il casino del doping. La Juventus non viene difesa da nessuno, la Juventus la difendono soltanto i tifosi. È solo i tifosi dà fastidio di perdere la Champions. Ai proprietari, avessero avuto a cuore di vincere la Champions League, non avrebbero venduto i Pogba, i Vidal, o li avrebbero sostituiti con campioni di pari livello, mentre per anni si è andato avanti smobilitando il centrocampo, facendo il gioco delle tre carte, plusvalenze a go-go, poi si è preso il campione di turno, specchietto per le allodole, per cercare di fare nel loro cervello era cercare di fare merchandising. Probabilmente gli è andata male, gli è scoppiato il Covid in un momento in cui non doveva scoppiare, quindi è andata come è andata, ma Covid o non Covid sarebbe andata malissimo perché la squadra non è mai stata attrezzata al livello di Ronaldo. Adesso vedremo come gestiranno la patata Ronaldo, perché già hanno fatto brutta figura con Dani Alves, probabile facciano brutta figura anche con Ronaldo, ma a loro delle brutte figure non interessa, è un asset, non è un amore. A noi interessano le brutte figure, a loro non interessano. Qualcuno ha detto qualcosa quando fu ingaggiato Hernanes, Motta, Lemina, Mandragora, Sturaro, ecco, questi sono giocatori non da Juventus, presi perché a loro della Champions League non interessa, quindi mettetevi l'anima in pace, mettetevi l'anima in pace. Io ormai lo so, da 50 anni la Juventus, questa società ha un unico filone, un unico filo. Unisce il non vincere la Champions League, la proprietà inadatta a primeggiare in Europa, probabilmente inadatta anche a primeggiare in Formula 1, questo già si sta verificando. A loro interessa lo scudettino, ormai non ho neanche capito il motivo per cui interessa lo scudettino. A questo punto sbattiti neanche dello scudettino, vendi la società al primo offerente, vattene fuori dalle scatole. È passato, io non sono per le proprietà straniere, io sono per le proprietà italiane. Il Milan a Berlusconi, l'Inter a Moratti, ma purtroppo se dobbiamo vedere queste cose, perché a me ha fatto piacere vincere 9 scudetti, ma ha fatto dispiacere vedere non voler vincere la Champions League. Non ho mai visto una volta la Juventus di puntare seriamente a vincere la Champions League, cioè partire, mettere, come dico di solito io, la macchina in pole position per il Gran Premio Champions League. E quindi, cari miei Agnelli, cari miei Elkan, se vi è tanto di peso questa, vendetela, è fuori dalle scatole. Tutto finisce, tutto passa, tutto a termine. È terminato Berlusconi, è terminato Moratti, sono terminati tanti marchi che sono durati per secoli, può terminare anche il vostro percorso con la Juventus, perché al tifoso juventino, onestamente, all'alba dei social, una volta non c'erano i social e il dissenso non poteva essere molto manifestato, inizia a non poterne più. Quindi l'anno prossimo cosa ci sarà? La squadra dei giovani. E allora la squadra dei giovani te la guardi tu, l'abbonamento alla Pay TV te lo fai tu, le magliette te le compri tu, o se le compreranno i tifosi a cui andrà bene questo andazzo. A me di spendere per vedere una squadra farlocca, l'ho già fatto dopo Calciopoli e ho sbagliato al 100%. Non interessa, poi qualcuno mi dirà: sei poco tifoso? Affari miei. Un saluto a tutti da Lux65.